i ragazzi con le bandiere a posizionarci. Davide, come ci inseriamo? Ci capita? Mettetevi poi davanti. Prendete posto e iniziamo. Thank you.
grazie. E adesso un minuto di silenzio in memoria del dottor Paolo Borsellino, di Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traiana, uccisi da un'autobomba il 19 luglio del 1992. E ringrazio tutti voi, soprattutto i ragazzi che stanno animando la serata. Ringrazio le autorità oggi presenti e ringrazio soprattutto l'amministrazione comunale che quest'anno, insieme a Catanzaro Informe, sindacati di polizia, Libera, a Fervidea, è stata portatrice, portatrice di questo evento. Oggi è un evento importante, ricordiamo la strage di Via D'Amelio. L'importanza del ricordo, il ricordo che è memoria e deve essere memoria condivisa, deve essere nostra responsabilità portare avanti questa memoria e attraverso la nostra responsabilità dire da che parte stiamo. Noi l'anno scorso eravamo qui, ed eravamo qui in questo campetto che era veramente, c'eravamo, ce lo ricordavamo, pieno di vetri di bottiglia, un campetto abbandonato. Adesso c'è il campetto, adesso è necessario che questo campetto ritorni a vivere. Io, anche il quartiere, e se il quartiere, il quartiere va bene, il quartiere qua lascia uno scopo. Non è che solo il campetto deve restare pulito. No, allora, assolutamente no. Allora, mi ha interrotto, continuiamo diversamente. No, allora, no, ne parliamo anche adesso. Allora, partiamo da questo campetto che è stato ripulito, e questo campetto deve essere il volano per ripulire il quartiere. E perché, come abbiamo detto dall'anno scorso e come continueremo a dire, soltanto dal basso si può pensare di poter cambiare, dalla responsabilità di ognuno di noi, signora. La responsabilità deve partire da tutti. Di qua oggi abbiamo le autorità, abbiamo il sindaco, abbiamo il prefetto e gli organi di polizia, i carabinieri e quella di finanza. Ma soprattutto ci sono i ragazzi, ed è per loro che dobbiamo tutti quanti metterci insieme per poter aiutare questi ragazzi a vivere in un mondo bello. E in un mondo bello questo quartiere, signora. Vi rassicuro, sì, perché abbiamo la fogna a cielo aperto, perché abbiamo l'erba alta sotto la casa di quelli che gli è stata messa a fuoco la casa. Quindi non è un bel quartiere. Qua si devono dare da fare. Abbiamo i palazzi che stanno crollando, quindi non è un bel quartiere. Assolutamente. Mettiamoci tutti insieme e cerchiamo di migliorare anche questo quartiere. Signora, non sono qua a fare. Allora, quindi, ritornando alla memoria e a tutto quanto, io inviterei per un breve saluto il prefetto di Catanzaro, che è qui e sicuramente vuole portare la sua testimonianza sulla giornata odierna. Signora, ne parliamo adesso, non dopo il saluto. Certo, glielo dico a lei. Perfetto. Ringrazio l'amministrazione comunale di Catanzaro e tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione di questa giornata. Oggi commemoriamo il 31esimo anniversario dell'attentato di Via D'Amelio. Fu una giornata tristissima. Sono quelle giornate che rimangono nella memoria di
di chi le ha vissute. Ero un giovane funzionario in prefettura e fu una giornata di sconfitta, di avvilimento totale, direi, tanto più che giungeva dopo un altro momento di lutto nazionale, due mesi prima, l'attentato di Capaci. Però ci fu una risposta corale, non solo delle istituzioni, ma una risposta, direi, popolare, di tutta la società civile, che ha consentito veramente di inaugurare un nuovo momento di lotta forte alla criminalità organizzata. È una lotta che prosegue, che ha dato dei grandi risultati, ma che deve proseguire. E deve proseguire, devo dire, non soltanto sotto l'aspetto di polizia, quindi l'aspetto di contrasto di polizia giudiziaria, attività delle procure, che ovviamente è aspetto essenziale, ma deve proseguire come, soprattutto direi, come battaglia culturale. E in questo protagonisti devono essere tutti i cittadini, ognuno di noi si deve sentire investito di questo compito. Credo che sia molto bello che l'iniziativa di oggi si svolga in questo campo recuperato, alla presenza dei ragazzi che sono il nostro futuro, e credo che proprio ai ragazzi debba essere indirizzato il messaggio, un messaggio di speranza, un messaggio di voglia di riscatto, soprattutto delle terre, delle località, dei luoghi più difficili, dove è più difficile imbastire un'esistenza dignitosa. E quindi da questo punto di vista, come battaglia culturale essenziale, è il ruolo della scuola. Diceva Antonino Camponetto che la mafia teme di più la scuola dei giudici, e credo che sia vero, cioè noi dobbiamo creare le condizioni culturali perché la mafia non abbia spazio, perché ognuno di questi ragazzi abbia coscienza di quanto sia bello essere uomini e donne liberi, che non sono soggetti al dominio di nessuno, alla prepotenza che si afferma e che cerca di coartare le nostre coscienze. Quindi questo è il vero significato della giornata di oggi: ricordare i nostri martiri, chi ha dato la vita per la Repubblica, per le istituzioni, per tutti noi, e sulla base di questo fondare un patto fra di noi per cui vogliamo veramente continuare questa lotta sotto tutti i profili, sotto il profilo del contrasto di polizia, ma sotto il profilo soprattutto anche sotto il profilo culturale. Quindi grazie ancora per questa giornata che ci date, che ci offre un momento di riflessione, certo un momento di riflessione che deve riguardare anche le realtà come queste, non c'è dubbio, ma questo è un primo passo della situazione di questi quartieri. C'è grande attenzione da parte delle istituzioni. Il 24 luglio ne parleremo in una riunione apposita dedicata in prefettura, e vogliamo non soltanto parlare delle iniziative, diciamo, di contrasto alla criminalità, ma vogliamo parlare anche di progetti sociali che consentano ai cittadini di vivere liberamente e in maniera dignitosa. Grazie ancora. Grazie al prefetto. Adesso passiamo la parola al sindaco Nicola Fiorita, che in questo suo secondo anno, l'anno scorso era stato appena eletto, ci aveva fatto delle promesse. Quest'anno siamo qui su questo campetto ristrutturato, c'è tanto ancora da fare, vero Nicola? Però. Sì, buonasera a tutti. Intanto voglio unire alle parole molto toccanti di Sua Eccellenza il Prefetto Ricci, perché intanto siamo qua per ricordare alcune persone che hanno sacrificato la propria vita per lo Stato e l'hanno fatto accettando il rischio, forse sapendo che quella cosa sarebbe accaduta. Hanno messo a disposizione dello Stato la loro vita per un senso del dovere e delle istituzioni che rappresenta un insegnamento
che è necessario ricordare. Io voglio ringraziare veramente chi in questi anni, ben prima di questa amministrazione, a prescindere da quella che fosse l'amministrazione, parlo di Catanzaro Informa, di Libera, degli altri soggetti, i sindacati di polizia, di chi in questi anni ha tenuto viva la memoria di Paolo Borsellino in questa città e in questo quartiere, organizzando sempre, con la fatica che costa qualunque organizzazione, questo momento di ricordo. E noi ci siamo sicuramente anche in maniera un pochino diversa dall'anno scorso. L'anno scorso ci arrivavamo con l'entusiasmo, il sorriso di chi aveva appena vinto le elezioni. Oggi ci arriviamo anche con la consapevolezza di quanto sia difficile affrontare i problemi di questo quartiere e di altri quartieri disagiati, e anche però con la consapevolezza di quanto sia importante onorare le istituzioni in ogni gesto che compiamo, in ogni scelta che adottiamo, in ogni momento della nostra vita amministrativa e personale. Questo senso alto, profondo delle istituzioni certamente guida la nostra amministrazione nelle scelte corrette, quelle sbagliate, nelle cose che riusciamo a fare, in quello che non riusciamo a fare, ma sempre cercando di essere all'altezza degli esempi che la storia di questo paese ci consegna. È vero, l'anno scorso avevamo fatto una piccolissima promessa, che saremmo stati qua e lo saremmo stati in un campetto, cercando di restituire a questo quartiere questo campetto. L'abbiamo fatto, ne siamo felici e siamo assolutamente consapevoli che questo è un piccolo gesto simbolico che ci può aiutare ad avere fiducia nell'amministrazione, che può aiutare i ragazzi ad avere un luogo dove svolgere delle attività, del divertimento, piccoli momenti di aggregazione, ma che certamente non è sufficiente a cambiare la storia del quartiere. Però quello che hanno fatto Catanzaro Informa, Brugnano, Libera, e nel dare una continuità a questa presenza, è non soltanto omaggiare Paolo Borsellino e gli uomini della scorta, ma costruire un appuntamento irrinunciabile per noi. Allora noi sappiamo che ogni 19 luglio saremo qua, e che ogni 19 luglio saremo qua con le persone del quartiere, e che dobbiamo portare ogni 19 luglio qualche passo in avanti. Ci piacerebbe cambiarla la storia subito, però posso dire che anche grazie all'impegno, alla determinazione, alla costanza del prefetto Ricci, noi abbiamo in questi mesi, anche a seguito di quell'evento tristissimo che proprio qua, diciamo, si è prodotto, abbiamo messo su un tavolo che ha già prodotto dei risultati che voi non vedete, perché attraverso quel tavolo e attraverso il confronto con l'ATERP si è deciso, si è convinto, si è convenuto che delle importanti risorse che l'ATERP ha avuto assegnate verranno utilizzate soprattutto per la riqualificazione delle case di questo quartiere e di altri quartieri disagiati. 7 milioni di euro verranno in larga parte investiti per consentire alle persone che vivono qua di vivere un pochino meglio. Altri incontri seguiranno, l'ha detto il prefetto, e seguiranno per cercare di accompagnare quell'azione che certamente noi dobbiamo mettere in campo, di garantire più pulizia, di garantire più ordine, verranno messi in campo per dei progetti sociali in queste periferie. Però se oggi siamo qua e ha un senso il ricordo di chi ha dato tanto al nostro Stato, allora portiamoci dietro, ciascuno per il proprio compito, che è enorme quello del sindaco, che è importante quello degli assessori, ma che è nel piccolo anche ricade su ogni cittadino di questo quartiere e delle altre zone della città, che ciascuno nel suo ruolo, con i compiti diversi, deve fare qualcosa per migliorare la situazione e per migliorare, per dare soprattutto ai ragazzi la possibilità di un futuro sicuramente sempre migliore e diverso da quello che magari altri hanno avuto. Grazie. Grazie sindaco.
E infine io ci terrei, te che abbiamo organizzato in questi anni, che dicesse le parole l'assessore alla sicurezza Mariella Giordano, che si è resa subito disponibile e parte attiva nell'organizzare questa iniziativa. Ti ringrazio. Grazie a te, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, a tutti coloro che ci seguono. È un momento molto emozionante, poi peraltro esprimere delle riflessioni dopo quello che è stato già rammentato, esposto e considerato da Sua Eccellenza il Prefetto e dal Sindaco è un po' difficile, perché comunque sono temi da me ampiamente condivisi e non vorrei scadere in delle ripetizioni. Però intanto mi corre l'obbligo di ringraziare davvero, cioè è un ringraziamento sentito rispetto alla risposta che si è avuta oggi, sia per quanto riguarda la collaborazione di Catanzaro Informa, di Libera e delle sigle sindacali della Polizia di Stato, senza le quali non avremmo potuto organizzare proprio nulla. Sono esperte, diciamo, ormai nel mettere insieme tutti questi piccoli elementi per poter commemorare in questo pomeriggio afoso, così come tutti gli anni e così come è stato 31 anni fa, per poter commemorare la memoria dei colleghi che sono barbaramente stati trucidati insieme al giudice Paolo Borsellino. Mi sovviene per un discorso, cioè un tratto personale che vorrei dare a questo piccolo intervento. 31 anni fa esattamente io apprendevo la notizia della morte del giudice e dei suoi angeli della scorta al termine del mio corso di formazione in Roma, e mi apprestavo a prestare il giuramento al termine di un corso di formazione. Questo giuramento era un giuramento alla Repubblica, alla Costituzione, ai valori di libertà, di democrazia, di rispetto reciproco, di solidarietà. Questo giuramento, che è insito ormai in me, cioè mi accompagnano questi valori da quando l'ho prestato con un senso di responsabilità ancora maggiore, reso più forte da quanto era accaduto sia la morte di Borsellino che qualche mese prima, neanche due mesi prima, la morte di Giovanni Falcone e degli uomini della scorta. Quindi questi sentimenti mi hanno accompagnato con maggiore determinazione nell'affrontare le difficoltà e i sacrifici di un'attività lavorativa veramente molto particolare, che però mi ha dato tanto e che mi ha conferito quel senso di rispetto e di condivisione per la comunità che non può finire nonostante sia finita la mia esperienza in polizia, ma mi accompagna anche oggi. Mi ritrovo in questa condizione proprio perché ritengo che questi valori debbano essere sempre di più affermati, condivisi soprattutto, e che debbano essere l'elemento che riempie il percorso di legalità. Per cui anche questo momento è espressivo di questo tracciato, per cui vi ringrazio tutti per aver condiviso proprio questa esperienza. E vi ripeto, io penso che sia molto difficile affrontare le problematiche che riguardano sia i quartieri a rischio sia le comunità in generale, però ritengo che sia importante non demordere. Importante trasmettere questi valori. La memoria ha un suo senso solo se è espressiva di contenuti, non può restare appunto un qualcosa di vuoto e di astratto, quindi con delle azioni concrete. E per ripetere un po' le parole di Borsellino, è importante agire sulle nuove generazioni, perché se la gioventù non presta il proprio consenso, le mafie svaniscono. Quindi è un messaggio del quale noi ci dobbiamo fare carico per mettere nelle condizioni migliori le nuove generazioni ad affrontare questo tipo di realtà. Grazie.
Grazie Marinella. La chiamo Marinella perché è stata in libera, è tuttora in libera, ma è stata parte attiva di libera finché non è diventata assessore, ecco perché mi viene difficile chiamarla assessore. Allora, noi oggi siamo qui per ricordare in memoria di un simbolo che insieme di Paolo Borsellino, che insieme a Giovanni Falcone veramente rappresentano un momento di non ritorno. Appunto dei simboli, e i simboli sono importanti, sono come quelle pietre d'inciampo che ti fanno ricordare, ti fanno pensare, ti fermi e dici: oggi è successa la strage di via D'Amelio, che cosa è cambiato, che cosa portavano quegli uomini. Molti avremmo potuto discuterne e parlarne tanto, ma abbiamo preferito lasciare il loro ricordo a un monologo, un breve monologo tratto da un breve monologo che farà direttamente l'autore e attore Francesco Passafaro. La rappresentazione teatrale si chiama Giovanni e Paolo, i due antieroi. Io lascerei la parola a lui per farci ascoltare. Vieni Francesco. Buonasera, eccoci qua. Posso stare qui, va bene? Così almeno c'è un pubblico, cerco di stargli di fronte. Io non ricordo dove fossi il 19 luglio del 92. Non riesco a ricordarmelo, ero troppo piccolo, però ricordo perfettamente dove ero l'11 settembre del 2001. Alcuni di noi riescono a ricordare entrambe le date. L'11 settembre del 2001 ricorderete certamente che è stato distrutto un simbolo degli Stati Uniti. Beh, tra maggio e luglio del 92 sono state distrutte le nostre Torri Gemelle, un simbolo per tutta l'Italia, il più grande simbolo che l'Italia aveva, e ovviamente la criminalità organizzata ha voluto puntare il maggiore simbolo di quel periodo. Quando si parla di Paolo Borsellino non si può non parlare anche di Giovanni Falcone, anzi si antepone Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, ma Falcone è stato il primo ad inventare un metodo per combattere la criminalità organizzata, ma è sempre stato affiancato da un grandissimo magistrato e da un grande uomo che nei 57 giorni che dividevano il primo attentato dal secondo, non si è mai posto il dubbio se intervenire o no. Sapeva sempre di dover compiere il proprio dovere e lo ha fatto fino alla fine. Non c'era la possibilità di dire forse accadrà, era certo che sarebbe accaduto. L'unica cosa che non sapeva era quando sarebbe accaduto. Eppure non ha fatto un passo indietro, neanche uno. E credo che questa sia la più grande lezione che potesse darci. Non lo vedo ancora oggi come un eroe, ma come un uomo normale che voleva compiere il proprio dovere, e forse gli uomini normali oggi sono i veri eroi. Ecco perché immagino, ho sempre immaginato, che lui abbia potuto dire queste parole. Non ho tempo, devo fare presto, presto. 57, 56, 55. Adesso lo so cosa succederà. E non ho tempo. Devo scrivere tutto quello che mi ricordo. Appunti, note, indagini, indiscrezioni, prove, controprove, testimonianze, tutto. Tutto sulla mia agenda rossa. La mia memoria può vacillare, non ho scelta. Devo scrivere, devo andare avanti. Devo scrivere quello che mi ricordo, quello che mi diceva Giovanni. Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola. Volevamo farci pubblicità. Volevamo diventare degli eroi, ma quali eroi? Volevamo solo vivere una vita di giustizia. Giustizia per le persone oppresse, per le morti bianche, contro le estorsioni, ricatti, soprusi, sotterfugi, giustizia, ma adesso non ho tempo. Devo fare presto. Lo devo fare per me, per Giovanni, per i miei figli, per i figli dei nostri figli. Da qui a 30 anni, a 300 anni, a 3000 anni, le parole mie e di Giovanni dovranno essere ripetute da tutti. Da tutti, non ho tempo. Devo fare presto. Datemi l'agenda rossa, dov'è? Perché non la trovo più? Datemi la mia agenda rossa, non ho tempo, devo fare presto, presto, non posso fare un solo passo indietro. Come mio nonno, che non voleva porgere il saluto al mafioso del paese, e quando questi gli ha tirato uno schiaffo in piazza davanti a tutti,
Lui ha ripetuto il suo no. Non ho tempo, devo fare presto. Datemi l'agenda rossa, 47, 46, 45. Devo mettere insieme tutte le prove, devo finalmente mettere a tacere tutte le voci, quante voci. Ora sono contento, perché adesso Giovanni è diventato un eroe, un martire, e lui tutto voleva tranne questo. E per quanto oggi ci saranno tanti che gridano contro la sua morte, contro la mafia, ce ne sono tanti che saranno anche contenti perché gli dava fastidio, gli faceva tremare la sedia sotto il culo, scuoteva le poltrone e ne rimanevano pochi, 37, 36, 35, politici, imprenditori, piccole ditte, operai, preti, insegnanti, padri di famiglia, 27, 26, 25, tutti sapevano qualcosa, tutti erano parte di un disegno più grande, tutti facevano parte della società. Ed è inutile piangere adesso. Devo fare presto, non ho tempo. 17, 16, 15, è arrivato il momento di scoperchiare il vaso di Pandora, di dire tutto, di chiudere tutti i conti con chi ha solo fatto il male di questo paese, diventare finalmente liberi. Davvero, 6, 5, 4, adesso sono pronto. Ho scelto da una vita, ma oggi sono sicuro che tutto quello che abbiamo fatto io e Giovanni era esattamente quello che serviva, quello che faceva più paura a questa enorme montagna di merda che è la mafia. Non ho tempo, devo fare presto. 3, 2, 1. E adesso continuiamo a raccontare per non dimenticare mai. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie. Ripasso la parola all'assessore. Grazie Francesco, grazie davvero. Volevo ringraziare, fra quelli che non ho menzionato in maniera espressa, i ragazzi che sono qui ad aiutarci e che sono stati accompagnati gentilmente da Don Salvatore e da Don Antonio. Grazie davvero per il contributo preziosissimo. Ci auguriamo che questo sia l'inizio di una lunga opera di collaborazione e di cooperazione. E poi, in considerazione della lettura intensa e della interpretazione di Francesco Passafaro relativo a dei momenti che riguardavano il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, vorrei approfittare per avere un breve saluto da parte di Sua Eccellenza il Procuratore Generale che è qui con noi, il dottor Luca Antonio, e a seguire, sempre in forma rappresentativa, i nostri operatori dei sindacati di polizia, SIUL ed FSP. Grazie. Buonasera a tutti. Io più che un saluto volevo portare una testimonianza, perché io me lo ricordo bene dove ero 31 anni fa, quando Paolo è morto. E me lo ricordo perché io Paolo l'ho conosciuto, lo conoscevo da prima di entrare in magistratura, anche se ero già magistrato da 6 anni, e conoscevo bene due delle persone che sono morte insieme a Paolo, il suo capo scorta e Emanuela Loro. E devo dire che io sono un po' restio alle commemorazioni, perché quando sono stato presente al funerale ho visto un po' di brutte facce di persone delle istituzioni, dello Stato, della magistratura, della cosiddetta società civile e dei cosiddetti professionisti dell'antimafia, che fino al giorno prima della morte di Giovanni avevano sempre detto che erano due protagonisti, due star, due che volevano farsi molta pubblicità. E questo io non me lo dimentico. Non me lo dimentico, perché quella frase che ha citato il nostro attore, della paura, quella la diceva Giovanni, ma l'aveva partorita Paolo tanto tempo prima. Io l'ho portata nel cuore e ogni 19 mattina, la mattina vado in chiesa, mi inginocchio e dico una preghiera per i miei peccati e per Paolo, al quale ci siamo avvicinati un gruppo di giovani magistrati, di cui adesso qualcuno non c'è più perché magari è morto in altra sede o perché la vita è fatta così.
e abbiamo avuto tanti insegnamenti. Ve ne voglio solo dare due o tre. Paolo conosceva mio padre, che era anche lui un collega. E io l'ho conosciuto da un ragazzino, perché sono entrato in mezzatura a 25 anni. L'ho conosciuto un giorno che arrivai nel suo ufficio, lo trovai che stava cercando di fare una fotocopia con le prime fotocopiatrici che non funzionavano. E lui con i giovani aveva un sorriso accogliente, disarmante, dolcissimo, nonostante si dica che avesse questo volto duro e teso. E io dissi: Presidente, ma lei che fare con fotocopie? E lui mi disse: figlio mio, ma tu le fotocopie le sai fare? Bisogna partire dalle piccole cose per arrivare in alto. Io sono capace anche di farmi le fotocopie, mica me ne vergogno. Ecco, in quello c'era il senso di Paolo. Paolo era una persona che ha dato non solo la sua vita, ma ha sacrificato tutta la vita della sua famiglia per un ideale. Un ideale che non era per seguire i mafiosi, ma era di riscatto alla terra di Sicilia. Una terra come quella calabrese, come quella campana, offesa, vilipesa, mortificata, umiliata dalla malavita organizzata, che è un cancro maligno che molti sopportano e altri tollerano. E questo è un atteggiamento grave e colpevole, che non si può giustificare in nessun modo, neanche con la paura. Vedete, piuttosto che fare tante cose, solo due considerazioni. Emanuela Loi, io l'ho conosciuta perché era una giovane agente dell'ufficio scorte che era sempre disponibile, perché voleva fare la poliziotta da piccola, e quel giorno è morta perché ha sostituito un collega che aveva un problema familiare. Non ci doveva essere, stava altrove, era libera dal servizio, ma ha avuto una chiamata ed è corsa perché c'era da fare la scorta al giudice Borsellino. Ecco, lei ha dato la sua vita per fare una cortesia a una persona della sua struttura che aveva un bisogno familiare. Ecco, Paolo ha dato la sua vita per dare il riscatto alla terra di Sicilia. La cosa amara è che questo riscatto ancora non c'è stato, che questo riscatto soffre a venire su, che questo riscatto soffre ancora delle promesse non mantenute, dei padroni delle zone, delle città, dei quartieri, dell'umiliazione che tutti quanti devono avere a essere soggiogati da un cancro maligno verso il quale bisogna reagire. E come diceva Paolo, non servono 100.000 poliziotti dietro ogni cittadino, serve che tutti i cittadini, tutti i ragazzi crescano sapendo bene qual è il loro diritto, perché quando si sa cosa vuol dire sudarsi il pane, scusate l'espressione, si capisce cosa vuol dire essere un cittadino per bene. Tutti quelli che il pane non se lo sudano non sono per bene. Dall'umile e semplice operaio che fa il suo dovere al grande manager, quando il pane lo si suda e si lavora, non si dice non mi compete, non si dice c'è un problema, come facciamo? Si dice imbocchiamoci le maniche e andiamo avanti. Io chiudo raccontando questa cosa. Quando morì Falcone eravamo fuori e non siamo potuti rientrare per il funerale perché le compagnie aeree non erano tanto forti e poliedriche come adesso. Saremmo arrivati dopo un giorno, siamo andati dopo e non avevo mai visto Paolo così triste e cupo, e mi disse: tocca a me. Anzi, toccava prima a me, e invece è accaduto a Giovanni, e non ci sono riuscito. Speriamo che gli altri ci riescano. Chiudo dicendo ai ragazzi che la più bella soddisfazione Borsellino non l'ha avuta da quelli che oggi come me lo ricordano, lo portano nel cuore, l'ha avuta dalla figlia, che dopo qualche giorno dalla morte di Paolo si è seduta davanti a una commissione di esame e ha fatto l'esame, perché il padre le aveva insegnato che prima di tutto viene a fare il proprio dovere. Allora il proprio dovere dal Presidente della Repubblica alla persona più semplice va fatto tutti i giorni. Per i ragazzi va fatto studiando e crescendo nella legalità. Per tutti noi va fatto non dicendo non mi compete, ma rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti. Ciao Paolo, sei un grande, ti voglio bene. Grazie davvero, grazie.
per l'intervento davvero commovente. Giuseppe Brugnano, aspettiamo te, rappresentanza dei sindacati di polizia, e con l'occasione saluto il signor questore di Catanzaro che è per la prima volta presente a questa iniziativa, perché si è insediato da poco, e quindi gli diamo tutto il nostro più caloroso benvenuto. Grazie. Sì, grazie dottoressa Giordano. Io Elvira la chiamava Marinella, la chiamo dottoressa perché è stato per 11 anni il dirigente della Diocesi di Catanzaro, 14 anni il mio dirigente alla Diocesi di Catanzaro. Signor Sindaco, un anno fa ci eravamo salutati qua, io l'avevo ringraziata per aver messo una tassella importante nella sua giunta. Si cominciava a parlare a livello istituzionale di sicurezza e di legalità, formalizzando per la prima volta nella storia del Comune di Catanzaro un assessore dedito a queste materie. Un anno dopo ci ritroviamo qua. Io le ringrazio ancora una volta perché lei è stato di parola, aver mantenuto le promesse che aveva fatto il 19 luglio del 2022, quando ripetevamo questa manifestazione in questo quartiere. Abbiamo ridato vita a questo campetto ed è un primo tassello in questo quartiere, dove noi per circa 15 anni, con la redazione di Catanzaro Informa, con l'amico Davide Lamanna, avevamo fatto nascere una discussione che partiva dal nostro mondo, il mondo della Polizia di Stato. In questo quartiere l'illegalità diffusa è sotto gli occhi di tutti. Questo quartiere torna alla cronaca giorno dopo giorno e fa parlare in senso negativo tra le tante persone per bene che vivono questo quartiere. Ma purtroppo non bisogna mettere la polvere sotto il tappeto per dire che tutto va bene e vada male la chiesa, perché non è così. In questo quartiere tanti nostri colleghi, io parlo a nome dei sindacati di polizia e dei segretari provinciali che sono qua, l'amico Gianfranco Morabito, il segretario provinciale del Sud, e il mio segretario provinciale Rocco Morelli, il segretario provinciale dell'FSP Polizia di Stato. Tanti nostri colleghi in questo quartiere, nell'operatività quotidiana, purtroppo subiscono aggressioni. Subiscono aggressioni per servire lo Stato, per come diceva il procuratore che mi ha preceduto prima nell'appassionato intervento, ho sentito intervento nel ricordo di Borsellino, dei colleghi della scorta, noi facciamo il nostro dovere, non facciamo la passerella dell'antimafia, serviamo lo Stato ogni giorno, ogni mese dell'anno, di giorno e di notte, d'estate e d'inverno. Però davanti a tutto questo, dove la gente vuole da noi il prodotto che dobbiamo offrire, il prodotto della sicurezza, chiediamo di fare rete perché un problema di sicurezza in questi quartieri non può essere un problema di solo polizia. Per questo nasce questa manifestazione, per ricordare in una data simbolo nella lotta all'antistato come l'anniversario della strage di Media Mega il 19 luglio, e lo chiediamo a gran voce. Lo crediamo a gran voce non solo al sindaco di Catanzaro, al professor Nicola Fiorita, che ha preso degli impegni e li ha mantenuti, ma è quello che ci rammarica, che davanti a queste tematiche così forti, così sentite, ci si continua a spaccare. Io ho citato prima gli amici di Catanzaro Informa, ma non è normale che oggi qua c'è una sola redazione. Io ieri ho fatto una cronistoria del perché è nata questa manifestazione. Il comunicato nostro è rimbalzato esclusivamente su Catanzaro Informa. Tutto il resto sono scomparse. Non è normale che la politica ci si divide su queste tematiche. Quando c'era l'amministrazione di centrodestra c'era una parte politica, oggi c'è l'amministrazione di centrosinistra, io non vedo un solo esponente del centrodestra cittadino. Mi dispiace, ma come? Ce n'è uno. Non l'avevo visto, posso dire Costanza. Un solo esponente allora dell'opposizione all'amministrazione diritta, ma una rondine non fa primavera, consigliere Costanzo. Purtroppo sotto gli occhi di tutti. Non avremmo voluto una risposta sostanziosa, non è che non ci sia, ma una risposta più consistente numericamente, perché non è normale che poi ci sia la mensa esponendo sulla stampa e nominando il nome di Paolo Borsellino dei nostri colleghi. Noi non permettiamo che lo Stato si possa, come dire,
possa fare ricostruire una verginità politica a persone cattive, come diceva il procuratore che mi ha preceduto. Non lo permettiamo, non rappresentiamo lo Stato, e la linea di demarcazione l'abbiamo già delineata con lo scongiuramento che abbiamo fatto ognuno a suo tempo. Io l'ho fatto 32 anni fa da giovane poliziotto e continuo ad essere un appartenente allo Stato senza distinzione alcuna. Quindi grazie veramente all'amministrazione comunale per quello che ha ripetuto nel 31esimo anniversario della strage di Via Media. Grazie, grazie Giuseppe. Allora, noi fondamentalmente abbiamo finito, adesso abbiamo spazio ai ragazzi e chi vuole giocare a basket.